Cena con delitto è il termine che viene utilizzato per un format dove un gruppo di persone partecipano a una cena e un gruppo di attori mettono in scena un delitto e talvolta interagiscono anche con i commensali, e alla fine della cena i commensali devono individuare il colpevole e il movente. Questo è quello che abbiamo fatto negli scorsi anni durante le serate del Folles, ed era riservato solo ai ragazzi. Quest'anno diciamo abbiamo cambiato un attimo i connotati a questo spettacolo. È proprio un possiamo chiamarlo un giallo. La cena i ragazzi l'hanno già consumata, adesso dovranno esclusivamente stare attenti, prendere appunti, perché dovranno cercare di individuare chi è il colpevole e il movente. Alla fine avranno 7 minuti, lo spettacolo è diviso in 2 parti, nella prima parte viene svolto il tutto, nella seconda parte viene svelato il colpevole. Mi raccomando, state attenti ai dialoghi e niente, che dire, buona visione. Qui. Sì, perfetto, va bene, ma lei è proprio sicuro che funzionerà, immagino, no? Tutto funzionerà a meraviglia. Molto bene, perfetto. Oh, però, al di là del marchingegno, vorrei che questa camera avesse un aspetto un po' meno formale. Infermiere, meglio che guardi le sedie, li fai qui, a mo' di salottino. Esatto. Bene, ottima scelta. E questo cosa sarebbe? È un nuovo congegno elettrico. Ah, la solita gente. E per la gente come voi che la scienza non viene ascoltata. Buongiorno. Oh, ispettore. Buongiorno a lei. Quindi è questo il dispositivo? Esatto. Buongiorno, ispettore. Provato e riprovato. Funziona a meraviglia. Funzionerà perfettamente. Sì, esatto. Bene, altro da aggiungere, Libiani? Siamo a posto. Ok, perfetto, grazie, e la richiameremo più tardi. Quando avremo bisogno dei suoi servizi? Ci siamo. Oh, infermiere? Sì, dottore. Mi sa dire se i suoi colleghi hanno già sistemato e preparato la paziente? Sì, è prontissima. Oh, molto bene. Oh, ispettore, l'infermiere Bianchi? Ci presterà assistenza durante tutto l'esperimento. Molto bene, è molto gentile da parte sua. Per carità, ispettore. Farò tutto ciò che è possibile per poter essere d'aiuto. Non avrei mai approfittato delle mie ore di libertà pomeridiana se avessi saputo che la signora Vidali soffriva di una depressione più acuta del solito. Ma, infermiere, nessuno la sta rimproverando. Infermiere, lei conosce già la famiglia? Certo, certo. Molto bene, allora mi faccia la cortesia, scenda al pian terreno in sala d'aspetto e li conduca fino alla camera 14, sì, fino a noi. Infermiere, se dovessero avventurarsi in domande un po' troppo specifiche, le raccomando di non entrare nel dettaglio. Grazie. Grazie troppo.
Sono già tutti giù al pian terreno, tutti e quattro. Il signor Benito Vidali, il marito. Bene. La signora Elisa Ranieri, la sorella. Il signor Roberto Ranieri, il fratello. E la signorina Beatrice Santi, la segretaria. Non possono uscire di qua, ho messo gli uomini di guardia. Molto bene. Molto, molto bene. Speriamo di aver fortuna. Già, sì. Allora, come faremo? Dovrò ricapitolare? Sì. A proposito, qualcuno di loro ha avuto occasione di farle visita? Oh, sì, il marito, naturalmente, il signor Vidal. Prego. C'è anche da dire che sono venuti tutti gli altri poi. Ah, eccoli, sì. La signorina Ranieri. Buongiorno. Signorina Ranieri. E il signor Vidali, appunto. Oh, dottore, ma ci ha mandato a chiamare perché è successo qualcosa? Oh, signor Vidali, benvenuto intanto. Non si preoccupi. Prego. Nessuna cattiva notizia. Ah, perché ho pensato a un cambiamento in peggio, lo sa. Cambiamento? No, nessun cambiamento. Ai noi, nessun cambiamento in peggio, né purtroppo nessun cambiamento in meglio. Scusi, posso... Dunque, mia sorella è ancora priva di conoscenza? Sì, come avete potuto vedere nelle vostre visite, la signora Vidali, in uno stato catatonico, in uno stato di completa paralisi, non può né muoversi né parlare. È terribile, semplicemente terribile. C'era anche la signorina Santi con voi? Ah sì, ci stava seguendo. Oh, eccola qui, la mia segretaria, Beatrice Santi. Signorina Santi, molto lieto, prego. Povera Zanna. Lei non è mai venuta a fare visita. Che cosa terribile che le è capitata. A volte non posso proprio fare a meno di pensare che probabilmente per lei sarebbe stato meglio morire sul colpo in seguito alla caduta. Insomma, Bob, dai, questo non puoi dirlo. Ma ti capisco, Benito, ma questa, dottore, non le sembra una specie di morta vivente? Oddio, morta vivente no. È chiaro che c'è ancora qualche speranza per sua sorella. Voglio dire, guarirà. Le ferite sono in miglioramento. Non va sempre così, voglio dire, migliorerà. Sì, appunto, dal punto di vista fisiologico, il quadro clinico è in miglioramento, come dicevo, signor Vidali. La cosa che ci preoccupa è il quadro clinico psicologico. Noi siamo arrivati... Ma insomma, potrà guarire, tornerà quella di prima. Qui, signor Vidali, navighiamo persino noi dell'equipe medica in un'ignoranza tale che non ci consente di capire quali potrebbero essere i progressi. Se è vero, come dicevo, che le slogature, il polmone perforato e tutte le altre conseguenze dell'incidente sono in via di miglioramento, è il quadro clinico dal punto di vista psicologico che ci preoccupa. Però siamo giunti alla conclusione che tutto questo stato di paralisi è dovuto ad uno shock. Scusi, ci faccia capire. Questo shock sarebbe il risultato dell'incidente di cui lei è rimasta vittima? No, l'incidente è solo una causa apparente. Scusi, ma cosa intende con questo apparente? Intendo dire che secondo noi dell'equipe la signora Vidali si trova in questo stato catatonico per via di uno shock e che questo shock è stato innescato con molta, molta, molta probabilità dall'aver vissuto dei terrori molto, molto strani al momento della caduta. Ma dottore, non sta forse cercando di dirci quello che io ho capito benissimo, cioè che mia moglie abbia tentato il suicidio? Perché io non ci credo neanche per un minuto. Nessuno mi ha detto che si trattasse di suicidio, signor Vidali. Beh, dovrebbe pensare qualcosa del genere, altrimenti lei e gli altri suoi poliziotti non continuerebbero a girarci intorno. Io e i miei poliziotti siamo qui semplicemente per capire meglio le cause dell'incidente. Ma non è abbastanza chiaro. Era malata da mesi, probabilmente si è sentita debole visto che si alzava per la prima volta. O comunque come si dice? Esce sul balcone, si appoggia al parapetto, magari si sporge un po' troppo e precipita nel vuoto. E il parapetto di quel balcone è molto basso, eh? Bob, smettila di scaldarti così. Forse tu ti sei rassegnata a bagno. Ma a me tutta questa storia
dà la sensazione di impazzire. Lei crede che sia facile per noi avere la polizia che si interessa delle nostre questioni familiari? Beh, insomma, boh, se c'è uno che deve lamentarsi sono io, e invece sto zitto, dai. Io non capisco per quale motivo mi è stato chiesto di venire qui. Un attimo, signorina Santi. Signorina Ranieri, lei conosce molto bene la famiglia, no? Conosce molto bene sua sorella. Vorrei che lei potesse dirci qualcosa di più riguardo a questi terrori, questi attacchi di malinconia o di depressione, come vogliamo chiamarli. Era semplicemente agitato, inquieta. Ma io non direi affatto, eh. Gli uomini non si accorgono mai di nulla. Io so benissimo di che cosa sto parlando, ispettore. E mia sorella era da tempo che non pensava di fare i progressi che lei sperava, insomma. Era malata da tempo. E poi c'erano anche altre cose che la preoccupavano. Signorina Santi, dove vuoi andare? Me ne vado. Io non sono una della famiglia. Sono soltanto la segretaria del signor Vidale. Mi è stato chiesto di venire qui, ma se tutto quello che dovete fare è prendere in considerazione il fatto che sia stato un incidente o un tentato suicidio, io non capisco. Signorina Santi, noi non abbiamo alcuna intenzione di ricominciare da capo a riesaminare tutto quanto. Stiamo per fare un esperimento. Ah sì? E di che genere l'esperimento? Il signor Gilberti glielo spiegherà subito, la prego. Si sieda, signorina Santi. Dottor Gilberti. Mi scusi, dottore. Prego. Ah, tocca a me. Sì, chiaro. Immagino che io debba accingermi a ricapitolare tutto quello che è accaduto quel sabato pomeriggio di 10 giorni fa, o comunque tutto quello che ci è stato riferito. Bene, noi sappiamo che negli ultimi 2 mesi la signora Vidali soffriva di una malattia che ha detto adesso stesso medico curante quanto strano. Ciononostante, negli ultimi periodi, comunque, la signora Vidali era pur sempre convalescente sulla via della guarigione. Tra l'altro, sempre assistita dall'infermiere Bianchi. Grazie. Torniamo ora a quel sabato pomeriggio, come dicevo. Sabato pomeriggio in cui la signora Vidali, su ordine del medico, si era recata a riposarsi dopo il pranzo presso la sua camera da letto. Dopo essersi rialzata, è stata aiutata dall'infermiere e si è accomodata su una sedia a sdraio vicino alla finestra, dato che il tempo era mite e la giornata lo consentiva. Dopo aver congedato l'infermiere per le sue 2 ore pomeridiane di libertà, la signora Vidali è rimasta da sola. Alle ore 15:30 in quella casa si è udito un urlo. E poco dopo, un tonfo. Il tonfo di un corpo che cade, il corpo della signora Vidali. Ora, noi sappiamo che al momento della disgrazia, in quella casa non c'era nessuno. Nessuno, ad eccezione delle 4 persone che abbiamo convocato qui oggi. Signor Vidali, vuole raccontarci quello che successe dopo? Guardi, io credevo di averlo già detto abbastanza. Insomma, io ero nel mio studio e stavo, come al solito, studiando le mie bozze. E poi a un certo punto ho sentito un rumore e mi sono precipitato verso la terrazza. E lì ho visto la povera Gianna. E poi sono venuti anche loro, Bob, Elisa, la signorina Santi. Abbiamo chiamato il dottore. E insomma, io in quel momento non sapevo cosa fare. Sì, ok, ho capito, signor Vidali, non serve andare oltre. Signorina Santi, vuole raccontarci la sua versione dei fatti? Io mi trovavo in biblioteca e a un certo punto ho sentito un frastuono di passi che correvano. Ho lasciato cadere il libro e sono corsa anche in terrazza insieme a tutti gli altri. Signor Ranieri? Come? Vabbè, io quel sabato mattina stavo giocando a golf, sai? Gioco sempre a golf il sabato mattina. Ma poi sono rientrato, ho mangiato. Poi mi sono accorto di essere stanchissimo. Allora mi sono cercato al piano di sopra e mi sono disteso sul letto. È stato poi l'ulo della comoda Gianna a svegliarmi. In un primo momento ho pensato di aver fatto un brutto sogno. Poi anch'io ho sentito tutto quel baccano al pian terreno. Allora ho aperto la finestra e ho visto la povera Gianna.
gli altri radunati intorno. Ma dobbiamo proprio ritornare per l'ennesima volta su quello che è successo. Volevo solo mettere in evidenza che nessuna delle persone presenti in quella casa quel pomeriggio può dirci con esattezza quello che accadde. Nessuno è vero, eccetto una persona, la signora Vidali stessa. Ma è tutto semplicissimo, come ho continuato a dire fin dall'inizio. La povera Gianna si credeva molto più in forza di quel che era realmente. È uscita sul balcone, si è appoggiata al parapetto e poi è successo quel che è successo, ma comunque un incidente semplicissimo, poteva benissimo capitare a chiunque. Piuttosto qualcuno avrebbe dovuto essere con lei, ma io mi sento un po' in colpa per questo. Ma d'altronde erano ordini del medico lasciarla riposare, Benito. Avremmo poi dovuto raggiungerla per il tè delle 4:30. No, si direbbe dunque che l'incidente non sia così semplice da spiegare. Vero, signorina Ranieri? Non è come se la balaustra avesse ceduto e la povera Gianna precipitata al suolo, no? No. Probabilmente la povera Gianna si è sentita girare la testa e ha perduto l'equilibrio precipitando giù. Anch'io ho provato a sporgermi da quella balaustra e ho scoperto che può capitare con facilità. La signora Vidali è una donna di bassa statura e molto esile. Anche se avesse avuto un giramento di testa sarebbe stato impossibile per lei cadere da quel balcone. Sai, ispettore? Mi costa ammetterlo, però forse con i suoi sospetti ha ragione, insomma. Mia sorella era da tempo addolorata, aveva tante preoccupazioni. Probabilmente quel pomeriggio quando è uscita sul terrazzo è stata colta da un improvviso attacco di depressione. Ma insomma, tu continui a dire che aveva un attacco di depressione, ma io ti ripeto che non può aver tentato il suicidio, sono sicuro. Insomma. Lo dici perché non vuoi pensarlo. Io so benissimo quello che ho visto, Benito, non sono mica vuoi spiegarti cieca. Meglio? Ah! Signori, per cortesia, i toni. E poi, quando vi abbiamo convocati qui, l'intenzione non era quella di sollevare vicendevolmente tra di voi tutte queste recriminazioni. Ma io non sono del tutto convinto, dottore. No? L'intenzione era quella di condurre un esperimento. Ce l'ha già detto, ma non ci ha ancora detto di che esperimento si tratta. Se foste stati attenti alle parole dell'ispettore, vi sareste accorti che l'unica persona in grado di sapere, di saperci dire con esattezza cos'è successo quel sabato pomeriggio, è la signora Vidali stessa. Sì, ma lei non ce lo può dire, insomma è una sciagura. Ce lo dirà quando starà meglio. Quando starà meglio? Temo proprio, signorina, che lei non abbia compreso in che stato versa sua sorella. È vero che da un punto di vista fisico sta migliorando, ma è il punto di vista psicologico che ci preoccupa di più. Ed è tutto dovuto, come vi ho detto, ad uno shock. E molto probabilmente servirà un altro shock per ristabilire lo status quo. Dottore, confesso che non riesco a seguirla. Che cosa intende dire? Ah, lo saprà subito, signor Vidali. L'ispettore potrebbe, cortesemente? Molte grazie. Prego. Oh, Gianna! Gianna, tesoro! Che cosa sta succedendo? Come vi ho detto, la signora Vidali è completamente paralizzata. Non può muoversi e non può parlare. Però può ascoltarci. E lei è l'unica che può dirci che cosa è successo quel pomeriggio. Ma crede che possa sentire quello che diciamo? Crede che capisca? Oh sì, certo, io credo che possa. Gianna tesoro, io capisco quello che è successo, deve essere stato terribile per te, ma vedrai che tutto si sistemerà, vedrai che poi torneremo a casa e andrà tutto bene. Va bene, signor Lubiani, grazie. Lubiani? Io sono pronto, dottore. È tutto pronto? Quando vuole lei. Lo provi, per cortesia. Ci siamo, dottore. Molto bene. Ho detto che la signora Vidali non è in grado di comunicare con noi, perché in effetti è paralizzata. Non può muoversi.
però di recente abbiamo scoperto che invece si può muovere due piccolissimi muscoli del dito pollice della mano destra. Ora, grazie all'ingegner Lubiani, noi abbiamo approntato un marchingegno che ci permetterà di comunicare con la paziente. Come vedete, funziona attraverso questo cavo e questo pulsante che può avvertire anche i minimi movimenti. Ma è priva di conoscenza, comunque. Non ho mai detto che fosse priva di conoscenza. Anzi, io sono convinto che, nonostante non possa parlare, non possa muoversi, almeno non totalmente, il suo intelletto sia lucidissimo e sono convinto che lei voglia comunicarci molto. Infermiere, sì, per dottore, cortesia. Ma io non sono d'accordo, non voglio dare il permesso. Signor Vidal, signor Vidal, si fidi di me, per cortesia non succede nulla, non è pericoloso, d'accordo? Infermiere, al primo segno di cedimento o collasso, spenga tutto, ha capito? Certo. Bene, ora io... Non sono sicura che mi piaccia questo, non mi piace affatto tutto questo. Non sono sicura piaccia neppure a me, però credo sia interessante vedere come andrà. Secondo me... Sì, è vero. Silenzio! Silenzio, per favore. Grazie. Bisogna conservare il più assoluto silenzio. Dottora, sta per cominciare. Ora, io farò una serie di domande alla signora Vidali e credo che molto presto riusciremo a capire che cosa è successo e ancora prima, quantomeno, se il marchingegno funziona e se la signora può davvero comunicare con voi. Bene, siamo pronti? Posso iniziare le domande? Prego, dottore. Scusi, ma sì? Vuole fare delle domande? Ma che genere di domande? Domande a proposito di che? A proposito di quello che è successo quel sabato pomeriggio, non è chiaro? Bene, siamo pronti. Signora Vidali, lei ha rischiato di morire quel sabato pomeriggio, di 10 giorni fa, e è sopravvissuta, non si sa bene ancora come. Ora, quello che io le chiedo, oggi, adesso, dato che è sulla via della guarigione, nonostante sia paralizzata, quello che le chiedo è di fare uno sforzo e, se riesce, di premere quel pulsante. Può farlo, signora Vidali? Bene. Adesso vi è chiaro che la signora Vidali può comunicare con noi. Signora Vidali, questo è quello che le propongo. Io le farò una serie di domande. Quando la risposta alla domanda sarà positiva, la prego, prema quel pulsante una ed una sola volta. Quando invece la domanda sarà negativa, lo prema due volte consecutive. Ci siamo capiti? Molto bene. Molto bene, signora Vidali. Adesso mi può dare il segnale per il no? Perfetto. Molto bene, signora Vidali. Grazie. A questo punto le chiedo, ha un ricordo ben preciso di quello che è successo quel sabato pomeriggio, signora? Sì. Adesso le farò una serie di domande, cercando per quanto possibile di non farla affaticare, signora Vidali. Bene, allora lei quel sabato pomeriggio, dopo aver pranzato, si è concessa un riposino post-prandiale. Poi si è alzata e con l'aiuto del suo assistente, l'infermiere Bianchi, si è accomodata su una sedia a sdraio. È giusto? Bene, lei... è riuscita effettivamente a riposare quel sabato pomeriggio? Molto bene. Poi si è svegliata, giusto? Ed è uscita sul balcone?
si è appoggiata sul parapetto, scuotendosi un po'. Aspetti, riformulo. Ha perduto l'equilibrio ed è caduta. Signora Didali, lei è caduta? Sì. Però non aveva perso l'equilibrio. No, 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 non va bene questo. Non sono d'accordo, ispettore. Per cortesia, siamo arrivati al punto in cui lei, signora Vidali, deve dirci con esattezza quello che è successo quel sabato pomeriggio. Proviamo a comunicare con parole chiave. Allora, quello che le propongo è questo. Io enuncerò ad una le lettere dell'alfabeto. Quando arrivo alla lettera con la quale inizia la parola che lei vuole trasmetterci, signora Vidali, prema quel pulsante. Ci siamo capiti? Sì. D'accordo, cominciamo. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M. N, O, P, Q, R, S, la lettera S, signora Vidali, la lettera S è così? S. Voglio provare a indovinare, signora Vidali, la parola che vuole comunicarci e che inizia con la lettera S. È per caso la parola spinta? No, no, non sono d'accordo. No, è una cattiveria, non si può fare. Scusa, la povera Giada non sa cosa sta facendo. Ma non sa quel che dice. Ma per carità, non posso permettere che la paziente sia. Io penso che sappia esattamente ciò che sta dicendo. Vi prego, calmatevi. Sedetevi. Bene. Signora Vidali, dobbiamo proseguire. Dobbiamo andare avanti. Ci trasmetta, ci comunichi un'altra parola. Ricomincerò con le lettere. Ad una, prema quel pulsante quando intercetta la lettera con la quale inizia quella parola. A, B, C, D, D. La lettera D potrebbe essere seguita da una vocale. Quale vocale, signora Vidali? A, E, E, D, E, D, E, signora Vidali. Signora Vidali, D, E, è così. D, E. D, E sono le iniziali di questa parola che forse sta per proseguire con la lettera L. D e L per caso, signora Vidali. Signora Vidali. Signora Vidali, quello che ci sta dicendo è che quel sabato pomeriggio non le è occorso un incidente. Ci sta dicendo che quello che è accaduto è un delitto, è un tentato omicidio. No, 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 è impossibile, vi dico che è impossibile. Signori, no, dobbiamo proseguire. Dobbiamo proseguire. Delitto, omicidio, ma di cosa stiamo parlando? Vuol dire che qualcuno è entrato in casa di nascosto? Sì, signora Vidali, qualcuno è entrato in casa di nascosto, l'ha aggredita, un estraneo. No, signora Vidali, la persona che l'ha aggredita è una delle persone qui convocate. Mio Dio!
Dottore, dottore, al polso affrettato, dottore. Non possiamo insistere per molto, ma ci serve il nome. Sì, continuo, ma non posso garantire. Signora Vidali, signora Vidali, la prego, ci dica il nome. Ricomincerò con le lettere, stia tranquilla. A, B, B, B. È la lettera B che vuole dirci. Dottore, dottore, è un collasso, è un collasso. Ma ispettore... No, non ce la faccio, non posso continuare. No, no. Stacchi tutto, infermiere. Vado a prendere. Dottore, ma sta bene? Sì, 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 sì. Mi raccomando. Sì. No, sta bene. Sì, perché lì è stato solo eccessivo il carico di emozioni. State tutti fermi. Adesso si riprenderà con calma. Infermiere, là vicino alla finestra. Deve prendere un po' d'aria. Forse tra mezz'ora riusciremo. No, tra mezz'ora niente, io interrompo, non voglio dare il mio permesso. Senta, mi può consentire di essere il miglior giudice in materia? Le ho detto che non è pericoloso, però evitiamo il peggio, quindi adesso riposa e poi ricominceremo. B, insomma... Sembra non ci siano molti dubbi in merito a ciò che mia sorella voleva dire. B. Non ha forse ragione Benito? Elisa, tu mi hai sempre odiato, hai sempre avuto una mentalità maligna e ristretta. Ad ogni modo te lo dico per l'ultima volta, non ho tentato di uccidere mia moglie. Ah, e negheresti forse però di avere una relazione con quella donna? Non è vero! Non venga a raccontarlo a me, è sempre stata innamorata pazza di lui. E va bene! Sono stata innamorata di lui, ma tanto tempo fa, lui non mi ha mai voluto veramente bene. E poi una storia finita, da tempo. E lei vorrebbe farmi credere che è rimasto comunque a farli da segretaria. Che sciocchezze. Io non volevo andarmene. Io volevo continuare. E per questo ho pensato bene che se mia sorella fosse stata tolta di mezzo, lei sarebbe diventata la signora Vidali numero 2. E insomma, Elisa, per l'amor del cielo! B vuol dire Beatrice! Lei è una donna perfida e io la odio! Non è vero! B? Benito e Beatrice. Si diverrà proprio che la lista dei sospettati si riduca in due. Fermo, fermo, Bob, perché potresti anche essere tu, suo fratello. Veramente lei mi ha sempre chiamato Roberto. E a pensarci bene, chi ci trarrebbe vantaggio dalla morte di Gianna? Io di sicuro no, mentre voi sì, perché recitereste tutti i soldi. Adesso per cortesia vi devo chiedere di allontanarvi, non posso consentire questi toni così elevati in presenza della mia paziente. Infermiere, mi faccia la cortesia, li conduco. Sì, conduco certo. I signori in sala d'aspetto. No, non può costringerci a rimanere rinchiusi in quella stanzetta dove non faremo altro che insultarci vicenda. Ma potete andare dove vi pare. L'ospedale è a completa vostra disposizione. Solo non uscite di qua, chiaro? Sì. Io non ho nessuna intenzione di andarmene. Ho la coscienza a posto. Secondo me è stata lei. Che cosa vorrebbe insinuare? Lei la odia, l'ha sempre odiata. E poi sarete proprio lei e suo fratello a ereditare tutti i suoi soldi. Peccato che il mio nome non cominci per B e sono anche lieta di ricordarglielo. Oh, ma non occorre. Ma perché non pensare che la signora Vidali non abbia affatto visto chi l'abbia spinta giù dal balcone? Ma se ci ha appena detto di averla vista! Ma, secondo me, la signora Vidali ha avuto una tentazione maggiore. Allora, lei sapeva tutto di me, Benito, perché lo sapeva. Ed era gelosa, quindi. E quando ha visto quel marchingegno laggiù, quale tentazione migliore di poter dire... Beatrice mi ha spinto in modo da vendicarsi e secondo me può essere andata proprio così. Mi sembra un'interpretazione un po' stiracchiata. No, che non lo è. Non lo è per una donna gelosa. Ma lei ha idea di cosa?
cosa sia capace di fare una donna quando è gelosa. Non è affatto stiracchiata la mia idea. Secondo me è proprio così. Ispettore, anche secondo me è possibilissimo. E poi, che lei la odi è assodato. Chi odia la mia sorella? L'ho vista, l'ho osservata quando la guardava, sì. Perché la signorina Ranieri era quasi fidanzata con Benito, sì. E solo che quando Gianna è tornata dall'estero, gliel'ha soffiato via. E quindi, da quel giorno, lei non l'ha più perdonata. E secondo me, la signorina Ranieri, quel sabato pomeriggio, è entrata nella stanza di sua sorella. Senza farsi sentire, la vista trepidante che si accingeva vicino al parapetto del balcone e l'ha spinta. Ispettore, intenzione di farla smettere? Non so proprio quello che voglio, trovo tutto molto eccessivo. No, adesso per cortesia, ultimo avviso, infermiere riconduca fuori, certo. Non posso tollerare sì. Questo stato. Ah, signorina Ranieri, ti dispiacerebbe fermarsi un minuto? Che c'è? Sa, vorrei farle qualche domanda, però... Non volevo imbarazzare il suo... Imbarazzare Roberto? Non conosce proprio mio fratello. Non è un briciolo di amor proprio. E non ha mai fatto nemmeno un mistero di non sapere chi chiedere per il suo prestito di cui aveva tanto bisogno. Tutto questo è molto interessante, signorina Ranieri, ma era più a suo cognato a cui mi riferivo. Benito, che cosa vuole sapere? Lei conosce tutto dalla famiglia, no? Una donna della sua intelligenza. Immagino che non si sia lasciata sfuggire nulla riguardo alla vita di sua sorella e quella di suo cognato, che è anche alla relazione tra i due, no? Sono più che certo che lei finora abbia detto molto meno di ciò che lei era della faccenda, ma vedendo quali fossero i nostri sospetti e come si sono verificati poi i fatti durante la discussione, questo cambia le carte in tavola, non crede? Immagino di sì. Che cosa vuole sapere? Questa relazione tra la signorina Santi e il signor Vidali è una cosa seria? No, le sue storie non sono mai serie. Sì, ma lei me le può confermare? È sicura? Certo, non ho visto, la ragazza l'ha praticamente ammesso. Sì, ma è troppo sicura? Ha delle prove a riguardo? Potete raccontarmi alcuni dettagli per avvalorare le mie idee, tutto quello che io so. Però non lo farò. Dovrà accontentarsi della mia parola. Punto e basta. Questa relazione è iniziata quindi quando? Quasi un anno fa. E la signora Vidali ha saputo? Sì, certo. E come si è comportata? Ovviamente ha accusato Benito di tradirla. E lui? Ha risposto che erano tutte sue fantasie, ovviamente. Sa come siete bravi a mentire voi uomini, d'altronde? Mia sorella ovviamente ha cercato di obbligarlo a mandare via la segretaria, però lui non voleva assolutamente perdere una collaboratrice del suo calibro, no. E quindi... Immagino fosse molto infelice della situazione, signora Vidali, no? Sì, molto. Infelice al punto di togliersi la vita? No, non se mia sorella fosse stata nel pieno delle sue salute, ma la malattia ormai l'aveva fiaccata da tempo. Insomma, aveva paura da tempo, non era più la stessa e non pensava di fare i progressi che lei sperava. No, e per quale motivo è stata lasciata sola, se era così malata? Ognuno di noi si proponeva di starle accanto, però lei aveva i suoi libri, la sua radio, insomma, lei preferiva star da sola e noi non volevamo forzare la mano, non volevamo secondarla. Vedi che è stata questa idea di lasciare queste due ore di libertà all'infermiera? Ispettore, no, su questo intervengo io, se mi consente. Ma è prassi, con una consuetudine, insomma, lasciare, concedere due ore pomeridiane di libertà all'infermiera è normalissimo. Certo, ovviamente, lo sapevo anch'io. Comunque, la signorina Santi ha detto che questa storia è finita da tempo ormai. Acqua passata, storia vecchia, tutto finito. Ma lei non è più sicura, vero? Secondo me c'è stata una rottura tra loro e credo anche sia durata per un certo periodo, insomma.
Però poi all'epoca dell'incidente credo fosse ricominciata, né più né meno come prima. Oh sì, era ricominciata, ne sono certa. Ah, come mai ne è così certa? Vivevo nella stessa casa, sì o no? Voglio mostrargli una cosa. L'ho trovato nel grande vaso Ming che si trova nel vestibolo. Lo usavano come una cassetta delle letterine per scambiarsi messaggi, pensando di non essere scoperti da nessuno. Credo che lei sospetti. Dobbiamo stare attenti. Firmato B. È la calligrafia di Benito, non ci sono dubbi. Quindi, ispettore, come può ben immaginare. Ispettore, a lei è chiesto se mi ha detto noi un paio di domande. Prego, dottore. Signorina Ranieri, prima alludeva a fantasie, a stranezze comportamentali di sua sorella. Nell'interpretare l'espressione del suo volto, io immagino che lei sapeva benissimo di quali stranezze e fantasie si trattasse. Erano tutte fantasie di una malata, come ho già ripetuto più volte. Mia sorella da tempo non era più la stessa persona e aveva perso le speranze, non pensava di fare i progressi che lei sperava. E lei, la signora Vidali, pensava che tutto questo avesse una ragione, il fatto di non poter progredire. Ecco, questo sì. Lei pensava che tutto questo avesse una ragione? Sì. E è stata la stessa signora Vidali, sua sorella, a dirle? Sì, me ne aveva parlato. Ma lei pensava che quei due la stessero avvelenando? Sì. Ed è stata proprio la signora Vidali? Sì, me l'ha confidato lei. Bene, e immagino che lei, insomma, cosa ha fatto dopo questa confidenza? Niente, erano solo le fantasie di una malata, voglio dire, non volevo assecondare. Fantasie? Un avvelenamento. Eppure noi ne vediamo qui in clinica di casi. I sintomi dell'avvelenamento è avvelenamento da senico, perché quasi sempre si tratta di avvelenamento arsenico, tra l'altro non sono molto diversi dai sintomi di qualsiasi altro malessere di carattere gastrico. Benito non sarebbe arrivato fino a questo punto, non lo credo in grado. Benito no, forse, ma e se fosse stata la segretaria? Beh, questo credo sia più probabile, comunque non lo sapremo mai. No, su questo si sbaglia. Si sbaglia, perché i sintomi dell'avvelenamento ad arsenico perdurano. Si possono trovare nelle unghie e nei capelli, potremmo fare delle analisi. Benito non sarebbe stato in grado, non sarebbe mai arrivato fino a questo punto. Ispettore, ha ancora bisogno di me? No, prego signorina, può andare. Questo lo prendo io. Va bene. Infermiere, grazie. Trovato nel vaso Ming del vestibolo. Interessante. Di. Ed è proprio la calligrafia del signor Benito Vidali. Di. Dopotutto sarà sempre stato un terribile Don Giovanni. Benito. Sì. Le donne l'hanno sempre preso così terribilmente sul serio, tra l'altro. Se posso. Io non l'ho interpretato esattamente come un Don Giovanni o un Casanova, l'ha visto. Però la storia è sempre piena di porcherie, sempre. Sì, però quindi dobbiamo presumere a questo punto che la loro relazione non fosse del tutto tramontata. Beh, provi a mettere quattro persone in una stanza e lasci che si recrimini una vicenda. Sì. Poi prende da parte una donna in cattività e la inviti a vuotare il sacco. Tutto questo offre molto materiale, non creda? Sì, materiale da aggiungere a tutto il suo repertorio, a tutte le sue opinioni, le sue idee, no? In realtà non si tratta di opinioni o idee, ho fatto le mie indagini, fatti concreti, fatti certi. Davvero? Ho esaminato la situazione finanziaria della famiglia Vidali. Uh-huh. Ho notato che la signora Gianna Vidali è una donna molto ricca. Il marito al contrario, sì, un uomo di scarsi mezzi. La signora Gianna aveva addirittura lasciato un'assicurazione sulla vita a favore del marito. Mi pare, no, non una grossa somma, ma quanto gli sarebbe bastato per rifarsi una vita, no? Sposarsi di nuovo.
Inoltre, ha sentito anche lei, il patrimonio della signora Gianna è fiduciario. In caso di morte, sarebbe diviso tra il fratello e la sorella. Sì, ha visto il fratello, no? Perdi giorno, non ce l'ha 4 ore. Sì. Continuava a spillare quattrini alla sorella ricca. Sì. Tra l'altro, so che la signora Gianna non avrebbe voluto dare un solo centesimo in più a quella fannullona. Ma sono più che convinto che gliene avrebbe dati ancora. Dunque, B, B per Benito, il marito Benito Vidal, oppure B per Beatrice, la segretaria del marito, oppure ancora B per Bob, Roberto, Bob, il fratello, oppure B per Elisa senza la B. Elisa senza la B, già. Elisa senza la B. È emerso qualcosa prima durante la discussione, però non ricordo di cosa si trattasse. Vabbè, lasceremo che i fatti parlino da soli, no? Alla fine dovremo escludere anche che si tratti di un estraneo. Esatto, quello lo escludiamo. No, quello lo escludiamo per certo. Ok. Ho parlato con un poliziotto che era davanti casa quel giorno lì, stavano facendo dei lavori lungo la strada. E lui giura che nessuno è entrato o uscito da quella casa, né dalla porta principale né dalla porta di servizio. Quindi nessuno. Senti, ispettore, lei mi ha chiesto di collaborare. Io l'ho fatto insomma, in maniera più che profonda. Però lei è stato bene attento a non rivelare tutte le carte sul tavolo, insomma. Eppure di me si potrà affidare, no? Avrà maturato o sviluppato qualche idea, qualche opinione? Non si tratta di un'opinione, un'idea piuttosto che un'altra. Ma? Io lo so. Lei lo sa. Potrei anche sbagliarmi, ma non credo proprio. Perché non ci pensa anche lei, dottore? Ancora 7 minuti di tempo. 7 minuti? È vero. Signora Vidal. Signora Vidal. Signora Vidal, lei è stata straordinaria, è stata bravissima, è stata molto molto coraggiosa. Signora Vidal, noi adesso la lasceremo sola in questa stanza, senza nessuna sorveglianza, ma solo in apparenza, noi saremo qui. Nessuno dei sospettati sa che in realtà proprio ieri lei ha riacquisito l'uso della parola, così come anche nessuno sa che in realtà lei non ha visto chi l'ha gettata giù da quel balcone. Sa cosa vuol dire? Sì, qualcuno tenterà. Esatto, qualcuno tenterà di entrare in questa stanza. Signora Vidal, lei se la sente di proseguire? Sì, devo sapere. Grazie signora Vidal, lei è una donna coraggiosissima. Se qualcuno dovesse solamente avvicinarsi a lei, lei sa. Lei sa cosa fare? Sì, sì. Molto bene. Ok, pronta? Pronta. Perfetto. La trappola è pronta. Signor ispettore, si ricorda che prima parlavamo dell'avvelenamento? Sì, esatto. Analizziamo i campioni nel mio ufficio, la prego, mi segua. Certamente, inoltre bene. Vorrei dare un'occhiata a quella radiografia di cui mi ha parlato. Sì, molto bene. Parte terminata, adesso i ragazzi hanno 7 minuti di tempo per formulare la loro ipotesi sul sospettato. Che ridete? Sono spaventata. E poi niente, poi vedremo. Thank you.
bisogno di usare. Ma dovrebbe essere per forza. Prima quando c'era la scena, una piccola variazione prima di concludere la serata, escono gli attori Nella. Secondo loro il colpevole e il movente. Iniziamo con la squadra blu, Zaccaria. Allora, chi è il colpevole? L'infermiere Bianchi, secondo la squadra. L'infermiere Bianchi perché? Lui. Allora, perché secondo noi innanzitutto aveva un atteggiamento un po' circospetto, continuava a girare, era sospettoso. Poi quando la signora Gianna ha detto che chi aveva tentato di buttarla giù era presente nella stanza, diciamo non è stato specificato fosse uno legato a Gianna a livello di sangue, quindi poteva essere chiunque iniziasse con la B. Sapevamo che l'infermiera aveva 2 ore di pausa, però no, il vigile stradale ha detto che nessuno è uscito dalla casa, quindi poteva rimanere benissimo a casa di fermiere gli altri, ma non uscire dalla casa. E poi diciamo il movente effettivo era che secondo noi l'infermiere era innamorato di Gianna, ma lei non lo accettava perché continuava a inseguire il marito nonostante lo stesso marito continuasse a tradurla con la segretaria. Secondo voi è convincente? Bravo! Bravo, eh! Anche secondo noi il colpevole è stato l'infermiere. L'infermiera infatti l'ha avvelenata perché era nelle facoltà appunto di riuscirci essendo costantemente con lei. Già inizialmente poi era contrario alla prova del marchingegno, come si è potuto notare dalla scena. Un testimone poi ha riferito che nessuno è uscito di casa alle 15:30 circa, lei è caduta dal balcone, lui a mezzogiorno invece dall'ora di pranzo era libero e nessuno è uscito di casa, e secondo noi l'ha uccisa perché probabilmente è innamorato della sorella. Ma la sorella? Della sorella. Il fratello è geloso della sorella. Un applauso anche a la squadra rossa, Daniele. Secondo voi il colpevole non è l'infermiere ma è Bob, il fratello della vittima. Guarda, e il movente che ha spinto noi a pensare a, come primo indiziato a questo caso, è il fatto che nessuno l'ha visto entrare in casa. Perché Bob ha detto di aver fatto una partita a golf la mattina, ma l'ora del tentato omicidio risale al pomeriggio. Quindi gli orari non coincidono. Inoltre la morte della sorella avrebbe favorito a lui, perché avrebbe comunque guadagnato, perché l'eredità sarebbe andata in parte anche a lui.
e inoltre con la storia del golf non ha un alibi, non ha un alibi ferro, quindi non può reggere. Quindi non vi convince l'alibi, non ci credete che era a riposare. No. Bene, vediamo allora. Molto coraggiosa, e l'assassino è arrivato giusto nelle nostre mani. Sarei molto coraggiosa, molto brava. Quel bigliettino trovato nel vaso Ming era proprio quello che mi serviva per concludere le indagini. Davvero strano, no? Che il signor Vidale avesse bisogno di un bigliettino segreto per comunicare con una segretaria che vedeva ogni singolo giorno. Questo bigliettino non è stato scritto alla segretaria, ma a qualcun altro. Inoltre, quell'agente di polizia giura e spergiura che nessuno è entrato in quella casa, ma nemmeno uscito. Dunque, si direbbe che lei non abbia approfittato delle 2 ore di libertà per fare la sua solita passeggiata. Vero, infermiere Bianchi? Citata prima. Quindi, come avete intuito, ha vinto la squadra capitanata da Zaccaria. Eccolo là. Perché oggi indovinare il colpevole ha indovinato il movente e la dinamica. Voi avete detto che è stata avvelenata, non è stata avvelenata, è stata spinta. L'altra squadra, cos'era la squadra di Maria Pia, quella verde? Ecco, esatto, avete detto che è stata avvelenata, invece non è stata avvelenata, è stata proprio spinta. Ok, va bene? Diciamo che in caso abbiamo dei buoni investigatori nel nostro gruppo di restate, speriamo di non averne bisogno, perché e colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Delia e Matteo che hanno avuto questa idea. E chi ha risposto a questa idea è quindi Gianluca, Luca, Ornella, Elena, Eleonora, scusami. Elisa, Eleonora, insomma. Come Elisa, sì. Senza B. Davide. Grazie Rosangela per la cucina e la serata. Il cibo non era avvelenato, penso, perché siete tutti qua e ringraziamo tutti.